Allora, intanto ringrazio subito l'Associazione Riga 42 per l'invito e l'accoglienza. Io non sono mai stata, non sono mai venuta a Bari, non sono mai venuta in Puglia e quindi questa è stata una bellissima occasione perché è 2 anni più o meno che io sento parlare di Bari e del Bari tutti i giorni. Ho un collega di Bari e adesso c'è anche una ragazza in stage di Bari, un ragazzo che è originario di Bari, un autore di Bari. E quindi vi conosco ma non vi conosco e soprattutto questo ragazzo che parla di Bari non mi ha mai, cioè in realtà io non so niente della città, cioè so solo Bari, lui basta dire Bari per sentirsi a casa, quindi va bene così. E a parte questa chiacchiera, io sono molto contenta di vedere che siete in tanti ed è una cosa che un pochino mi sorprende, so che insomma, questo progetto è partito molto bene, che quindi sono andate bene tutte le lezioni, quindi ovviamente so che i ragazzi sono molto contenti di come sta andando, ma io comunque ero convinta di venire qua e forse di trovare anche poca gente, no? Perché non per insomma, poca stima di me o della casa editrice, anzi, ma perché per l'esperienza che ho io, normalmente questo ruolo, quindi il ruolo dell'ufficio stampa nel mondo del libro è forse quello che non è la prima professione che uno ha in mente di fare, soprattutto per chi viene, non, cioè chi viene di voi, per esempio dall'ambito della comunicazione, ha studiato comunicazione, è un altro discorso, ma chi viene dal mondo della lettura, quindi che nasce come lettore, quindi viene per passione, si avvicina al mondo dell'editoria, come per esempio ho fatto io, la prima cosa che pensa di fare è lavorare sul libro, sul testo, quindi fare redazione, ovviamente l'ambizione più grande è fare l'editor. E anch'io, per esempio, ho studiato lettere, ho fatto un master in editoria, ho seguito i vari moduli, corsi di editing, redazione, ufficio stampa, eccetera. Ho fatto tanti anni fa lo stage in Marcos y Marcos per cercare di diventare redattrice. Dopo boh, neanche 3 settimane mi ha detto: ok, no, questo non lo puoi fare, non fa per te. Però invece pensiamo che tu possa diventare ufficio stampa, cioè questa è un'intuizione che hanno avuto e poi così è stato e li ringrazio ancora per questa visione perché io mi sono anche un po' opposta, confesso, ci ho proprio insistito un attimo. Allora, ci sono, in ognuno ci sono non delle doti, delle predisposizioni, diciamo. E in qualsiasi professione che si fa, queste cose possono, professioni e mestieri che si fanno, queste cose possono venire fuori e quindi sta un po' anche a capire qual è la propria predisposizione e poi lavorarci sopra. E, quello che vorrei fare oggi è parlarvi di ufficio stampa, non spiegandovi la definizione, cos'è, cosa fa, intermediario tra l'esterno e l'interno, colui che manda i comunicati stampa, che cerca di far uscire la recensione, cioè tutte queste cose che immagino un po' sappiate già anche perché so che molti di voi già lavorano nel mondo del libro, in vari settori, editoria, libreria, magari sono persone che lavorano in biblioteca, persone che hanno studiato comunicazione, quindi più o meno siete tutti già consapevoli quindi di che cosa è un ufficio stampa. Quello che vorrei fare io è raccontarvi quanto può essere creativo e in evoluzione questo mestiere oggi, questa professione oggi. E c'è veramente, stiamo vivendo anni di grande cambiamento, no? Non parliamo di, cioè ovviamente c'è una situazione difficile, non voglio parlare di crisi, la saltiamo questa parola, ne parliamo di trasformazione. È una trasformazione che vabbè, è innegabile e quindi bisogna anche un po' comprendere quello che va fatto per riuscire a superare e anzi a superare, a accompagnarsi a questa trasformazione. Quindi vorrei raccontarvi questo e poi magari questo incontro è sicuramente un esempio di quello che io vado a raccontarvi, a spiegarvi, parlando di promozione, quindi di promozione creativa e di promozione per condivisione e partecipazione. Questo è un po', diciamo, può dire, il sottotitolo dell'evento, dell'appuntamento. Vi farò degli esempi pratici, no? Perché sennò diventa difficile capire. Vi parlerò ovviamente dei libri Marcos y Marcos, perché quelli io conosco e conosco la comunicazione che si fa in casa editrice, quindi la mia esperienza è quella di il lavoro in una casa editrice indipendente, che ha un carattere molto preciso e quindi questo è quello che vi posso raccontare, però credo che sia
sia solo diciamo, un esempio, e poi ognuno lo deve raccogliere ed elaborare per sé, no? Per la propria esperienza. Allora, mi avvicino, allora io qui ho dei diversi materiali, mi sposto un attimo, ho diversi materiali che vi darò piano piano, e mi sono anche segnata una specie di scaletta per non perdermi per strada, scusate, pensavo di aver abbassato. Spegniamo il telefono, poi magari qualcuno mi può dire l'ora, perché io l'ho lasciato acceso per l'ora, ma... Allora, dicevo appunto, inizio a parlare e poi ogni tanto vi distribuiremo dei materiali che vi servono per leggere quello di cui sto parlando. Ovviamente si parlerà anche di comunicati stampa, vi ho portato degli esempi, si parlerà di materiali che servono per informare, si parlerà di eventi, si parla di tante cose per arrivare poi ad accompagnarsi e avvicinarsi al workshop questo pomeriggio. Chi di voi si fermerà, tenteremo di fare un gruppo di lavoro, quindi una cosa molto concreta, per vedere di iniziare a buttare giù delle idee che poi potrebbero anche concretizzarsi per Lette di notte a Bari il 21 giugno prossimo, il 20 giugno 2005. Lette di notte poi lo vedremo più avanti, alcuni di voi forse lo conosceranno già, è un'iniziativa che è nata 3 anni fa da un'idea di un libraio di Cagliari e degli editori Marcos e Marcos, è diventato un progetto collettivo che ha radunato tantissimi editori e molto più librai, più di 200 librerie hanno aderito e hanno aperto un'unica notte, la notte del 21 giugno, per fare Lette di notte. Sono 3 anni che la facciamo con molta soddisfazione per tutti, appunto è un esempio di lavoro collettivo e proveremo a fare qua, a tirare giù delle idee, ovviamente prima facciamo dei discorsi, facciamo delle capiamo meglio come muoverci e poi pomeriggio proviamo a fare veramente un lavoro per organizzare i libri in scena, per così dire. Allora, vi dicevo, non si parla di ufficio stampa in modo basico, si parla di ufficio stampa oggi nel tentativo di cercare nuove strade che non siano, diciamo, strade che siano fatte con continui cambiamenti, con continui percorsi anche diversi, che sfocino in tantissimi incroci, che sono quelli che ti permettono di condividere. Questo di oggi è uno di questi incroci. Allora, vorrei parlare un secondo la base, diciamo, la cosa principale che fa un ufficio stampa o che dovrebbe fare questo in tutti i settori è quella della crescita del marchio. In questo caso del marchio editoriale, no? Cosa vuol dire? Che bisogna cercare di far crescere la notorietà, quindi farne parlare, farne scrivere, questo per tutte le cose che fa la casa editrice. Marcos e Marcos ha 33 anni di vita, quindi di libri, di iniziative, di idee, di corsi, di autori, di eventi. E quindi lavorare in ufficio stampa Marcos e Marcos significa lavorare a contatto con tutte queste cose in una prospettiva di crescita, di miglioramento, concretamente, ma anche di crescita di promozione. Ci sono due protagonisti principali da cui proviene tutto. Uno sono le persone e in particolare gli autori. Non so se qualcuno da voi ha notato questo grande cambiamento che mi ha fatto lo scorso mese, che è il nuovo sito. Abbiamo un nuovo sito che ancora non è tutto a posto, cioè abbiamo tantissimo materiale che stiamo immettendo, quindi probabilmente ci sono ancora dei piccoli problemi, soprattutto nella rassegna stampa, perché vogliamo metterla più o meno tutta, quella che ci siamo riusciti a raccogliere, quindi sicuramente non è ancora perfetto. Però ha un'impostazione molto chiara, secondo noi, no? Il sito si basa sull'idea simbolo del cerchio e ha come centro le persone, le persone che lavorano in casa editrice, che sono per esempio io o questi altri miei colleghi, sono messe insieme le persone che collaborano da tanto tempo, comunque assiduamente, con la casa editrice e non solo Marcos e Marcos. Volutamente non c'è un distinguo, diciamo, una differenza. L'altra centralità è sicuramente quella degli autori.
La casa editrice pubblica narrativa straniera, narrativa italiana e da tantissimo tempo e lavora sulla crescita dei singoli autori. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se gli editori, Marcos in questo caso non parlo in generale, in questo momento, credono in un autore, investono nella pubblicazione di un libro, che sia anche un nome nuovo di un autore, vanno avanti. Cioè, ci sono sicuramente delle difficoltà prima di arrivare ad avere, a che l'autore abbia un nome, che sia riconosciuto, ci vuole essere un lavoro continuo e lunghissimo. Io ho autori, dico io, noti, cioè che se faccio un nome una buona parte delle persone li conosco, ma ancora oggi questi autori noti, cioè quelli che io chiamo i miei grandi autori, vi assicuro che non sono conosciuti da tutti. Cioè, il lavoro è continuo e bisogna farlo in continuazione. Ora vi faccio degli esempi e cerco anche di stringere perché già vedo che mi sto allungando alla grande per dirvi tutto. Allora, vi voglio raccontare solamente tre casi tipici di autori Marcos. Abbiamo Cristiano Cavina, che forse molti di voi conoscono. Io sono entrata a lavorare in casa editrice proprio nel momento in cui Cristiano pubblicava il suo secondo romanzo, che era nel paese di Torrente Sacche 9 anni fa, e ho avuto proprio la fortuna, bisogna avere anche fortuna quando si iniziano a fare gli stage, che questo libro è partito, cioè è stato il libro del salto di Cristiano Cavina, quando il suo nome è iniziato a diventare nazionale, no? Già l'esordio era stato un bel esordio, lui era un giovane scrittore, quindi ne avevano già parlato in tanti. Nel paese di Torrente Sacche è stato il libro del salto, il libro che gli ha permesso di percorrere veramente tutta l'Italia. E io l'ho accompagnato in questo, non fisicamente ovviamente, ma l'ho accompagnato nella promozione, anche territoriale sua. Lui è uno scrittore, è un autore, anzi lui non si definisce scrittore, simpaticissimo, io lo chiamo insomma, un po' il pasticcione, nel senso che è un autore. Insomma, mi fa sorridere più delle volte che ci lavoro insieme perché è un gran casinista, diciamo la verità, però è conquistatore, sia nei suoi libri, sia se dovesse venire qua a parlarvi, lui ha un carisma, ha una forza comunicativa di empatia con le persone pazzesca, ed è pari pari quello che leggete nei suoi libri a lui. Per lo più sono romanzi, ma quello che racconta è quello che lui conosce, quello che trasmette sono parte delle sue esperienze e quindi io lavoro proprio sul personaggio, promuovo libro per libro e lavoro sul personaggio perché penso che lui, nel momento in cui si incontra dal vivo, nel momento quindi sugli eventi, quindi questo voglio dire, nel momento in cui si ascolta in una radio nazionale, nel momento in cui si vede in una televisione, quella cosa lì singola funziona più di tutte le recensioni che escono sui suoi libri. Questo ne sono profondamente convinta. Quindi il lavoro è libro dopo libro, pezzo dopo pezzo. Un altro nostro autore è Fulvio Erba. Sono autori, vi faccio esempi di persone completamente e di scrittori completamente diversi, no? L'altro autore con cui lavoro tantissimo è Fulvio Ervas. Anche lui siamo partiti con i suoi romanzi, che chiamo commedie poliziesche, con questo protagonista che è Stucchi, ambientato nel Veneto, e quindi il lavoro di promozione è iniziato prima a livello regionale, quindi molto forte in Veneto, per almeno 2 o 3 libri pubblicati. Poi è arrivato Finché c'è Prosecco c'è Speranza, che è stato forse il primo romanzo ver che veramente è uscito fuori, cioè ha iniziato a far conoscere l'autore fuori dalla regione, e poi è arrivato, dopo tantissimo lavoro, il grande successo, cioè con Fulvio Ervas veramente ho vissuto per quel momento quello che ogni ufficio stampa vorrebbe vivere, no? E Fulvio Ervas, per chi non ricorda, è lo scrittore di Se ti abbraccio non aver paura, e quel passaggio è stata una cosa che abbiamo vissuto veramente col sorriso sulle labbra per tantissimo tempo e che ancora ricordiamo con piacere, e comunque poi vi racconterò qualche aneddoto. Allora, Fulvio Ervas, al di là del successo che ha avuto con Se ti abbraccio non aver paura, quello è stato un po' il modo in cui è venuto fuori quanto lui è uno scrittore tanto originale e come si può dire,
poliedrico nell'uso della scrittura, e capace di trattare temi molto delicati e di lavorarci molto, quindi è un autore che lavora tantissimo sui libri ed è una persona con tantissime competenze nell'ambito scientifico, nella conoscenza dell'ambiente, del territorio, tutte cose su cui ho lavorato tantissimo tempo che adesso stanno venendo fuori. Ovviamente tutto questo deve essere è scollegato dal singolo libro. Si lavora proprio perché Fulvio Erba possa essere un riferimento per alcuni giornali, per alcuni programmi televisivi, per alcune radio, al di là del singolo libro che pubblica. E quella è la crescita del nome dell'autore. Poi c'è Paolo Nori, che invece è un caso completamente diverso perché Paolo Nori ci ha scelto, quindi non abbiamo iniziato con lui, è lui che ci è venuto incontro, ci ha scelto come casa editrice. È stato coinvolto in un progetto che non vi sto a raccontare perché è troppo complicato, bellissimo. È stato l'inizio dell'evento creativo Marcos e Marcos. L'abbiamo coinvolto e lui ha visto quanto curiamo le cose, quindi anche nel dettaglio, e quindi probabilmente ha intuito che ci potessimo lavorare insieme. E Paolo Nori è un autore che scrive da tantissimi anni per tantissime case editrici, e scriveva per Einaudi, che è un'ottima casa editrice. E adesso pubblica i romanzi per noi, continua a pubblicare altri libri per altri editori, ma i romanzi li pubblica con noi. E il lavoro che si, cioè lui è forse l'autore più, posso dire, più letterario, la persona che ha la figura più dell'artista, no? E ha idee molto precise di come vuole lavorare, per cui il mio rapporto con lui è di continuo confronto, cioè non è che vado a proporre a gamba tesa delle cose a qualcuno prima di consultarmi con lui e soprattutto punto sul far venire fuori quella che è la sua particolarità, cioè quindi l'uso della lingua in modo unico, quindi la sua voce è unica, sia nel libro sia dal vivo. Se non l'avete mai visto, se vi capiterà di vederlo, lui non fa presentazioni, non fa conversazioni, se le fa sono, vabbè, le fa anche, però sono rare. Quando lui presenta i suoi libri, lui legge i suoi libri e li legge con un'impostazione che è solo la sua e quando poi tu l'ascolti leggere, leggi i suoi libri con la sua voce ed è una cosa è una cosa particolarissima e bellissima. Quindi abbiamo un autore che ha un nome noto, è un autore che tutta la stampa considera come un ottimo autore, chi poi chi lo ama, chi non lo ama, perché comunque può essere un autore che uno non, magari non ha mai la sua scrittura, no? Ci sta anche questo. Che però bisogna far uscire dalla nicchia dei lettori, perché ha dei lettori che lo seguono da sempre, sia negli addetti ai lavori sia nei lettori puri e il mio tentativo è quello di cercare di portare fuori i suoi libri anche al resto delle persone che non hanno avuto occasione di incontrarlo, che non hanno avuto occasione di libraio che gli ha suggerito il libro, quindi se non c'è quella possibilità lì una persona magari non l'ha mai letto e quindi il tentativo è quello di uscire fuori da questa nicchia. Questo passo, io credo che con questo romanzo, che credo che sia anche in vendita, questo romanzo qua si chiama Siamo buoni se siamo buoni, è il secondo romanzo che pubblichiamo di Paolo Nori dopo aver pubblicato altri libri ed è un romanzo, io, cioè, vabbè, sono un ufficio stampa, quindi è normale che dica un romanzo bellissimo, però come dire, esco fuori dalla mia parte, dico che secondo me questo è uno dei romanzi più belli che ho letto nell'ultimo anno sicuramente, poi non so, anche oltre. È un romanzo pieno di cose, un romanzo d'amore, anche se non è esattamente magari la prima cosa che cioè che ti viene da dire. Infatti una delle cose che mi diceva, che faceva sorridere Paolo Nori, diceva, ma nessuno mi ha detto che è un romanzo d'amore. E ho detto, beh, forse hanno anche timore di dirti, ah, Paolo Nori ha scritto un romanzo d'amore. Allora, è un romanzo d'amore, sicuramente, ed è un romanzo pieno di letteratura, ed è un romanzo che parla della vita. E guarda la vita, le cose proprio di tutti i giorni attraverso il filtro dei grandi autori. Quindi come se fosse tu leggi Paolo Nori e conosci tantissimi altri grandi autori. Questa
è la cosa che a me è piaciuta tantissimo. Ogni pagina apre riflessioni e ti fa veramente pensare, ti rimane dentro. E secondo me, e questa è un po' la sua caratteristica per tutti i romanzi, no? Per tutti i suoi libri. Però in questo libro secondo me ci è arrivato di più, cioè mi è arrivato di più, è più frequente, succede spessissimo leggendolo. E la trama non ve la racconto perché si può scoprire, non credo che sia neanche la cosa più importante di questo libro. E, questo per dirvi, per farvi degli esempi pratici, ritorno un attimo indietro e dico il secondo protagonista, ovviamente, che di solito è il primo, sono i libri. Tutto ruota intorno al libro. Per lavorare un libro, gli uffici stampa, questo in generale, spesso lavorano sui libri anche senza averli letti, soprattutto all'inizio, perché poi vi parlo dei tempi, vi giuro che vi do delle cose proprio tecniche. Devono farlo prima di leggere il libro, però il passaggio dalla lettura del libro io posso perché ne pubblicano pochi. Altri uffici stampa non possono leggere tutti i primi, rendo conto. Però per chi può leggere il libro, la lettura del libro è proprio quello che nel mio caso fa la differenza. Cioè, leggendo il libro capisco quali sono i punti di forza. Allora, quello che voglio dire io qua è che la promozione viene fuori prima di tutto dalla conoscenza, dalla comprensione di quello che si lavora. La creatività nasce dalle idee, ma spesso ha come base una profonda conoscenza di quello che si va a ideare, cioè quello su cui si lavora. Quindi la lettura del libro, la lettura del testo, anche rifletterci sopra, ti permette proprio di creare, di avere delle idee nuove. Non pensando al fatto che comunque, leggendo il testo, parlandone con l'autore, le idee vengono fuori molto più facilmente. Quindi quando si lavora, io parlavo prima di crescita dell'autore e crescita del libro, ora qui c'è una connessione con un esempio pratico. Sempre Paolo Nori adesso ha pubblicato dopo il romanzo, abbiamo pubblicato l'altro ieri, è uscito in libreria, Tre Matti, che lui è traduttore, curatore, lui ha scelto tre racconti di Dostoevsky, cioè un racconto uno di Dostoevsky, uno di Gogol e uno di Tolstoi, che hanno per protagonisti tre persone particolari, matte. Le ha tradotte e noi le abbiamo portate in libreria. Nello stesso tempo, adesso, proprio in questi mesi, Paolo Nori sta portando in giro per alcune città italiane un laboratorio di scrittura senza sentimento, come dice lui. Il laboratorio si chiama Repertorio dei Matti della città di Genova, Milano, Torino, Roma. Ed è preso da un'idea di Alaimo. Lui ha già iniziato a fare questo repertorio. Ovviamente c'è il tema, qui c'è il tema, Matti, no? Ritorno, allora dici ok, vabbè, ci sono due cose, non può essere una coincidenza. Parlo con Paolo Nori che mi dice, che mi racconta che ha finito questo primo laboratorio a Bologna, che è stato un laboratorio bellissimo, che era, proprio si sganasciava dalle risate. E mi raccontava di questo racconto in cui praticamente nel laboratorio funziona così, che lui fa prima degli esempi di scrittura senza sentimento, quindi spiega come va scritto, e poi ti dice, ora tu che sei di Bologna, vai, ti cerchi la tua storia, devi trovare il tuo matto, lo devi raccontare. Ognuno si è cercato il suo e ha raccontato una storia con protagonista un matto. Ma brevemente, io non ho letto questo testo, quindi non vi so dire cosa, come funziona. Però mi ha raccontato che c'è questo racconto in cui il protagonista, questo matto, è un operaio di una cooperativa, adesso non ricordo il nome, che dice che insomma, è diventato amico di Michael Jackson dopo che è andato a riparargli un batter a scomparsa e che al momento del pranzo, quando lui si è tirato fuori i suoi tortellini, Michael Jackson ha deciso di interrompere momentaneamente la sua dieta, ha folgorato dei suoi tortellini, poi vabbè che si è messo a ballare, ha detto, beh, ma sei proprio bravo a ballare, eccetera, eccetera. Allora mi fa questo brevissimo racconto, insomma ci ridiamo sopra e poi mi viene in mente ovviamente la possibilità di parlarne, ai giornali, no? Quindi inizio a parlare con un giornalista e gli dico, guarda che c'è questo libro, che già di per sé è un'occasione, perché comunque ritorno in libreria di tre autori classici in un formato inedito, cioè quindi raccolti insieme tre racconti, c'è un tema, perché
c'è il laboratorio, ci sono questi testi, quindi perché non si fa un lavoro su questa cosa? Questa cosa è in corso, quindi non si sa come andrà a finire. Però quello che voglio dire io è che il contatto con l'autore, il libro, la consapevolezza di quello che si fa, a volte si riunisce e ti dà delle idee. Perché si parte dal presupposto che adesso, da un po' di tempo, ma adesso è proprio quasi, insomma, una legge fisica, la recensione, la semplice recensione, a parte che è difficilissimo far uscire e far parlare dei libri, gli spazi sono pochissimi, ci sono, è importante che escano le cose perché è anche segno di sempre continua presenza della casa editrice, dell'autore, eccetera. Però la singola cosa non serve, non basta più, cioè, quindi bisogna metterne tante insieme e bisogna puntare a far uscire dei servizi un po' più grossi, cosa che non è facile come immaginate. Parlare del bel romanzo non serve praticamente a nulla, bisogna dare una motivazione, bisogna dare un pretesto, bisogna, soprattutto io sto parlando dei romanzi, non dei saggi, no? I saggi sono più legati alla realtà, quindi è un altro discorso, hanno dei temi. I romanzi, sono opere di narrativa dove ci si possono trovare dei temi, alcuni ne hanno in modo più evidente, altri meno, e quindi bisogna scavare e trovare, intuire quale può essere, il tema che può convincere un giornalista a fare una proposta al capo servizio, il capo servizio a dire sì, ti dedico uno spazio sul giornale, in radio, quello che vuoi. Perché ci interessa, perché quella cosa lì adesso è una cosa che suscita attenzione e quel romanzo lì ci permette di parlarne in un modo diverso. Non è facile avere il tema giusto, il momento giusto, non è facile avere il libro giusto, non è facile che, poi facile, può esserci il libro che parla di quel tema, ma non ne parla nel modo in cui interessa, no? Allora, il momento in cui è riuscito meglio, ovviamente vi raccontavo del successo di Se ti abbraccio non aver paura, e si capiva, cioè non si capiva che avrebbe avuto questo successo, appena me ne hanno parlato non è che io ho detto, ah, ok, arriviamo lì. No, però da quando, ma solo detto il titolo si capiva che c'era una forza, allora c'è un caso, per me, nel mio caso unico, di un romanzo quasi perfetto dal punto di vista della comunicazione. Un bel titolo, Se ti abbraccio non aver paura, un bravo autore Fulvio Hervas che sceglie una storia che non è la sua, quindi non racconta se stesso, sceglie la storia di una persona però vera, quindi reale, che è una storia personale, però è una storia esemplare. Se non l'avete letto, se magari ci può essere qualcuno che l'ha letto sul giornale ma non si ricorda, Se ti abbraccio non aver paura racconta la storia di un viaggio on the road di un papà e di un figlio autistico di 17 anni. E ovviamente questo romanzo, quando è uscito 2 anni fa, quasi 3 anni fa, allora non c'erano romanzi che parlavano di autismo. C'è stato lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, che è un romanzo bellissimo, ma è pura narrativa, cioè proprio romanzo, cioè parte da un'idea e la sviluppa. Qui abbiamo una cosa in più perché c'è il dato vero, quindi la storia è fortemente ispirata alla realtà. Il viaggio è avvenuto, il papà c'è, il ragazzo c'è, è stato frutto di tantissimo tempo di conversazione tra il protagonista e l'autore. E quindi quello che ha scritto Fulvio Hervas è quello che è successo, ovviamente col filtro della narrazione. Non è che tutte le pagine che voi leggete è esattamente così, il personaggio che era di fronte era esattamente quello. No, c'è la scrittura dell'autore e c'è un grandissimo lavoro da parte anche della casa editrice, no? Perché era un romanzo molto difficile, c'è cioè quindi un autore che scrive però in prima persona. E qui è stata credo, giusto Fulvio poteva fare una cosa di questo tipo, cioè il suo grado di empatia, la sua possibilità di essere empatico a questo punto con questo padre, gli ha permesso di capire, filtrare e scrivere. Se vi leggete, se vi capiterà di leggere questo romanzo, vi assicuro che non vi accorgerete, cioè vi dimenticherete che è stato scritto da, cioè penserete o che Fulvio Hervas è colui che ha vissuto la storia o al contrario che Franco Antonello ha scritto la storia. Quindi forza della scrittura. Forza del titolo, forza del protagonista, dei due protagonisti,
Franco Antonello, è una oltre ad essere un bell'uomo, è un ragazzo, un bellissimo ragazzo, sono due figure forti, positive anche fisicamente, solari, non sono persone che hanno in faccia proprio la sofferenza, malgrado comunque ci sia un discorso legato a un handicap, no? E quello fa parte del loro percorso, della loro vita. E lui, proprio Franco, è una persona estremamente comunicativa. Quindi, successo come è successo, è stato invitato in televisione, prima è uscito una copertina su un giornale che ha proprio fatto saltare il libro, quindi da lì il telefono è iniziato a squillare, quindi raccontavo ieri sera insomma, la fatica che fa l'ufficio stampa, che è sempre quella di telefonare e spesso avere le porte chiuse in faccia e no, non c'ho tempo, no, guarda, non posso, no, non è abbastanza. Non questa volta, non questa volta, in quel caso lì grande soddisfazione perché, track, tutto in entrata. E appunto è stato invitato in televisione, da quel momento lì il lavoro è stato totalmente in discesa, quindi non ho veramente più nessun merito perché è tutto arrivato in modo talmente semplice, tranne una cosa che era molto complicata, che è il piccolo difettuccio di questo libro, è che comunque le persone sono due a quel punto, cioè lo scrittore e il protagonista, che secondo me era il punto di forza, cioè il fatto che io racconti la mia storia, può essere interessante perché mi dici, ok, mi racconti anche la mia storia, cioè, ti posso raccontare anche così in intervista quello che ho vissuto al di là del romanzo, ma il fatto che uno scrittore che faccia altro, commedie poliziesche, cioè proprio che non c'entra niente, decide che quella storia lì è la storia importante per scriverla, per lavorarci 2 anni, per uscire dal suo campo. Secondo me questo è un segno di importanza della storia, forza della storia, una storia che è personale, che però può diventare esemplare per tante persone. Dall'uscita del libro ne sono usciti altri, per fortuna, e si parla del tema, quindi c'è anche un senso, no? Cioè, anche questo è bello. Ancora recentemente mi hanno chiamato per l'autorizzazione a poter trasmettere un pezzo del book trailer di questo libro. Anche qui, book trailer. Dove si vede proprio degli stralci di viaggio vero di Franco e di Andrea, che è stato l'arma vincente per farlo invitare in televisione. Ci è bastato 30 secondi di quella cosa lì, più di tante chiacchiere, e è funzionato. Quindi si è andato un po' sul doppio binario, scrittura, cultura, televisione, protagonista, eccetera. Allora, parlavamo dei punti di forza. A questo punto, una volta, cioè, lasciamo perdere gli aneddoti, una volta che uno poi individua quelli che sono i punti di forza dei libri e degli autori, bisogna riuscire a comunicarli. E qui bisogna lavorare sulle proprie capacità e entriamo forse nel momento più, non tecnico, tecnico no, però insomma in cui non so chi di voi, se qualcuno. Intanto non vi ho chiesto a nessuno se chi fa questo lavoro, chi lo vuol fare, non so nulla di voi, quindi non so se qualcuno è già ufficio stampa. Qualcuno ufficio stampa? Ok, quindi insomma può intervenire per aiutarmi. No, allora, come capirai bene che ovviamente nel momento in cui tu hai anche tutte quelle cose lì, cioè c'hai tutto questo libro perfetto, hai il tema, hai l'autore, hai tutto, te lo giochi in un attimo. Perché se non riesci a cogliere quell'attimo in cui ti ascoltano, che è il nulla praticamente, e non è perso, hai perso. Quindi, parliamo prima di tutto del comunicato stampa, che è la cosa che mi diverte di meno parlare, però poi lo faccio perché secondo me vi è utile per chi non ha ancora fatto ufficio stampa. Ecco, il momento della distribuzione. Ta-tan. Allora io vi dico, ma proprio brevissimamente, quelle che sono le caratteristiche base dei comunicati. Potete dare questo e questo. Sì, Sono ma due diverse, sono due diversi, sono sono due aspetta. comunicati stampa di libri. Allora, il comunicato stampa è lo strumento più importante, cioè quello più ufficiale, non è il più importante, è l'ufficiale. È la comunicazione ufficiale in cui tu, casa editrice, stai dicendo ok, noi stiamo facendo uscire questo libro, te lo racconto e ti do tutte le informazioni per decidere se è la cosa interessante o meno. Viene lanciato in un momento preciso, poi vi parlo dei tempi, e comunque il comunicato stampa è più o meno intorno un mese prima, 3 settimane prima dell'uscita del libro.
Se è un evento, ovviamente i tempi sono diversi, si tratta di 2 settimane prima dell'evento per prendere i settimanali oppure a ridosso dell'evento, quindi una settimana dell'uscita. Però al di là delle regole base, che si possono riassumere così, il comunicato stampa deve essere efficace, che riassume un po' tutto, tendenzialmente breve se ci riuscite, io non ci riesco quasi mai. Anche questo, scusate, breve, però esaustivo, cioè deve contenere tutte le informazioni. E questo è il terzo foglio che vi danno, è un comunicato di un evento, sono due cose diverse. E deve essere, oltre che esaustivo, deve essere accattivante, cioè quindi leggo le prime righe e probabilmente mi fermo ancora un attimo, perché voi contate, ognuno di voi sa quante mail riceve, chi lavora soprattutto con la mail, boh, ne ha tantissime, quindi è molto difficile anche far leggere il comunicato stampa. Il comunicato stampa è la comunicazione ufficiale, ma non basta il più delle volte. Adesso questo comunicato che vi giriamo, è un comunicato graficamente nuovo, sì. Sono finiti. Non erano 20? Vabbè, guarda, dai, è sempre vento questo anche. È un po' più lungo. Vabbè, intanto lo davo dopo, quindi dai pure anche questo, è sempre vento. Ok. Sono due fogli insieme. Che stavo dicendo? Ah sì, che deve essere ovviamente accattivante. No, sono insieme perché, ecco, stavo dicendo che è un sistema nuovo che uso. Prima usavo proprio la mail normale, quindi il testo e l'allegato alla scheda stampa. Questo comunicato invece è proprio dell'ultimo mese, quindi deve essere un po' rodato. E viene fatto con un sistema che ti permette appunto di mettere il testo, questo lo usano in tantissimi, non è una cosa nuova, cioè sono io che ci sono arrivata tardi, usano il testo, cioè puoi mettere il testo e poi puoi mettere, e vi arriva appunto sulla mail, sul telefono, sull'iPad, insomma vari tablet, eccetera, e puoi mettere la copertina o altre immagini, puoi mettere la possibilità di scaricare altre informazioni, quindi l'idea è che tu concentri nella parte di testo la cosa più breve. Nella parte della copertina metti il link al sito dove vai alla pagina del libro, poi metti l'autore, la foto dell'autore dove mandi la pagina dell'autore sul sito, dove trovi tutto quello che dicevo prima, tutte le altre informazioni, quello che scrive, quello che fa, i suoi punti di forza, eccetera. E poi in alcuni comunicati di eventi ci è capitato di poter dare l'assaggio del libro. Quindi, per esempio, Paolo Nori ha fatto questo evento, adesso non so se è quello che vi ho dato io, ha fatto questo evento ai frigoriferi milanesi, è stata la prima presentazione di Siamo Buoni e ha fatto una lettura dal vivo. Allora io ho messo un assaggio audio, proprio perché l'idea mia, non mia ma un po' di tutti noi, Marcos e Marcos, è quella di dire se qualcuno ascolta un pochino come legge Paolo Nori, quel qualcuno probabilmente capisce quanto può piacergli. Non è detto che quel link abbia funzionato tantissimo, cioè solamente poi io riesco anche a vedere quanto funziona un link, eccetera. Però devo dire che questo sistema, secondo me, mi permette di lavorare molto meglio su quello che vi sto dicendo, cioè quindi comunicazione del libro e possibilità di approfondire. In breve ti dico cos'è, poi tu puoi andare e scopri le altre cose. Cioè, riesci ad arrivare dove vuoi alle informazioni che ti possono servire per approfondire. E allora, dicevo prima, le caratteristiche sono la brevità, efficacia, il comunicato deve essere comunque completo di informazioni, quindi esaustivo, e deve essere accattivante. Vi ho dato dei comunicati, due sono di libri e sono, cioè, è proprio. Questa è una cosa tipica della casa editrice, cioè non che tutti gli editori scrivano quel tipo di comunicato, cioè quindi è un po' difficile secondo me di darvi le regole o dirvi come devono essere scritte, ognuno ha la sua voce, questo che voglio dire. Ogni casa editrice ha una voce,
e anche nella comunicazione a quella voce, ha un gusto nella scelta del libro, dell'autore, degli eventi che fa e ha una voce con cui comunica. Un ufficio stampa, principale caratteristica, è quello di non, soprattutto in una casa editrice indipendente, è quello di comprendere quella voce, quel gusto e di suonare come quella voce, cioè io come ufficio stampa non mi distingo da loro, mi devo avvicinare a loro, cioè non sono io che sono importante. Vi faccio un lavoro che sta dietro alle quinte, quindi è importante far venire fuori quella voce lì, quel gusto lì. E il mio modo di comunicare deve rispecchiare loro, quindi ci deve essere molta umiltà in questo lavoro, se no non funziona secondo me. Case editrici grandi è un altro discorso, perché allora lì c'è talmente l'idea del grande, del non contatto umano, che un ufficio stampa che mette di suo, di come personalità, credo che sia solo che ben voluto. Nel mio caso, ovviamente, è ovvio che viene fuori la mia personalità, cioè non è che non sono così brava, però funzioniamo perché io condivido quello che loro fanno, cioè se non ci fosse più questa stima, questa condivisione, non mi piacessero i libri, non mi piacessero gli autori, non è, quando capita che non sono super convinta di una cosa, percepisce, io credo che il mio editore lo capisca e tema questa cosa, ci lavora proprio, no, ma allora ti piace? Per fortuna è talmente raro che non c'è da preoccuparsi, perché cioè, ci sarà chi è bravissimo anche ha proprio affinato l'arte della comunicazione, riesce a comunicare qualsiasi cosa, anche quelle cose che magari non sono per lui o per lei, insomma, molto speciali. Per il lavoro, per come lavoro io, no, funziona così, no? Quindi c'è molta, credo, molta verità, insomma, mi spero, credo di sì, insomma, io convinta di sì. Ritornando al discorso, quello che posso dirvi io invece, al di là di farti leggere, il terzo esempio, quello doppia pagina, è un esempio di comunicato lunghissimo, con problematiche di comprensione, secondo me, spiccate, però poi vi racconterò questo evento, cos'è stato, per farvi capire com'era difficile fare un comunicato su questa cosa, ma non adesso. Allora, volevo dirvi solo un'ultima cosa sul comunicato stampa che riguarda il linguaggio. Il linguaggio deve essere chiaro, non troppo enigmatico, cioè è bella la creatività, ma quando si comunica nel comunicato stampa meglio lasciarla perdere. Ci deve essere però un ritmo, quindi è vietato scrivere cose piatte. Perché se no uno si stufa, cioè non so, non lo leggi, non ti dà l'idea di nulla di diverso da nulla, cioè non ti stimola. Quindi ci deve essere un tono preciso, un ritmo e molta facilità di comprensione. Poi ovviamente c'è l'impostazione grafica, quindi c'è un discorso di comunicazione legato all'occhio che è molto importante, quindi c'è la voce, c'è l'immagine, c'è l'occhio. Come componete una mail è sempre molto importante, che siano mail personali o siano comunicati stampa, ovviamente di più, è importante come la scrivete. Perché al di là del fatto che deve essere breve, deve essere subito chiaro a chi legge che cosa deve essere letto, cioè quali sono le tre cose, quattro cose più importanti che devo leggere, e probabilmente coincidono con le famose 5 W dei comunicati, che sono who, what, when, why, non mi ricordo se ho dimenticato, where, se c'è un evento. Allora, quelle che sono la base sono le cose che si devono leggere subito, quindi c'è, non so, la possibilità di mettere netto, stampatello, corsivo se è una suggestione, c'è la possibilità di distinguere graficamente, l'occhio cade subito lì. E poi va a vedere. No? Sì. Perché mi piaceva, puramente. No, no, ho usato per tantissimo tempo Georgia. E poi con un evento, che adesso però non ti so dire quale, ho detto, ma non mi piaceva proprio. Ho iniziato a cambiare. E adesso, ma non tanto, ho iniziato a usare il Gesso. E boh, lo trovo un po' diverso e mi piace di più. Mi sembra che renda, poi magari appunto non sono esempi perfetti, quindi io ho portato gli ultimi esempi, no? Abbastanza diversi, eccetera.
Qualcuno ha delle domande sul comunicato, perché io adesso andrei avanti, però se avete domande sui comunicati stampa, cioè potete interrompermi come ha fatto lei, perché insomma ci può essere, anzi ci deve essere scambio, se no vado dritta come un treno. Se qualcuno ha domande su... Chiedere qualcosa, però non riguarda il Dove stai? Ah, comunicato sei tu. stampa, forse è un passaggio precedente, quindi se c'è Quindi mi qualcosa fai da cambiare chiedere. argomento? No, era semplicemente sempre puntualissimo. Lei ha parlato di tre autori, quindi Cavina, Nori Fulvio Hervas. Ervas, perdono. No, che sono tre autori che effettivamente hanno avuto una loro risonanza, anche hanno una certa notorietà. Ora, un ufficio stampa piccolo, cioè di una casa editrice Sì. Sì. multimedia, che non ha un organico ampio, quindi che deve necessariamente fare delle scelte, su cosa punta? Cioè cerca di creare un effetto esponenziale su quegli autori che possono avere rispondenza da parte del giornalista e pubblico, o viceversa, visto che Nori, il suo Va da pubblico sé, dici. comunque ce l'ha, l'attenzione la riceve. Cerca invece di spingere magari quegli autori, cioè su cosa vengono, come vengono Come vengono tarate le distribuite le forze. forze? Allora, non vengono distribuite. No, allora, io vi ho portato tre casi, due perché ci lavoro da tantissimi anni, uno perché era un caso un po' diverso e sono anche tre casi più esemplari. E non mi metto a raccontare di tutti gli autori, perché ci sono anche tutti gli autori stranieri, ovviamente. E ogni volta che si promuove con la stessa forza, no? E ovviamente poi dipende anche dalla rispondenza che tu hai, perché se io vado forte su un autore, e io ho quel tempo di promozione che è, adesso poi vi dico i tempi, tot prima dell'uscita del libro, spingo, 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 esce il libro. Se questa, cioè questa convinzione non ha risposta, io devo cambiare strada, cioè non posso continuare con la stampa. Quindi ci sono probabilmente autori che appunto non hanno, cioè quello che vi ho detto, Cavina, Hervas, e non Nori, ma Cavina e Hervas, il lavoro è sempre stato in crescita, non è che siamo partiti che libro giusto, track, basta, va da solo, non va da solo, non va mai da solo. Perché anche il grande autore ha bisogno di promozione. Poi è ovvio che se ti esce il pezzo, 4 pagine sul venerdì, oppure ti va in televisione, come dicevo prima, è tutto in discesa. Non è che io mi metto a dire a qualsiasi già, guarda, scusa, ti chiamo perché ti devo parlare di questo libro. È evidente che lo conoscono un po' tutti, e allora è molto più facile. Però non, cioè, i tentativi sono sempre con la spinta, con la stessa spinta, poi c'è un ritorno differente. Se un libro non riesce a passare, malgrado tutti i tentativi che si sono fatti, si cambia strada, si continua, tanto, cioè, il mondo della stampa è, diciamo, non c'è tanto spazio, ma comunque è vasto, perché cioè, i vari spazi, non si parla solo di stampa cartacea, si parla di radio, si parla di sito, di web. Quindi c'è un lavoro di comunicazione che non è solo faccio uscire la recensione sul quotidiano, sul magazine, sul venerdì, eccetera. C'è un lavoro che, infatti poi lo dirò, è questo. Cioè tu mi hai fatto una domanda che mi porta già a dire, ovviamente, quel lavoro di ufficio stampa che un tempo era promuovo libro, autore per farlo uscire con recensione e intervista, quella cosa lì, se funziona, quando funziona non basta. A quella cosa lì va unita, va presa un'altra strada che è quella della comunicazione diretta o trasversale con intermediari che va al lettore. Comunicazione prima battuta con chi si interfaccia col lettore, che sono le librerie. Cioè, chi conosce Marco Simarcos lo sa che loro lavorano da sempre con le librerie. Ed è il centro anche della politica editoriale, il motivo per cui non si fanno i book, il motivo per cui si promuove in un certo modo, il motivo per cui ho un collega, anzi quasi due adesso, due colleghi che lavorano a stretto contatto con le librerie. Quindi investiamo tantissimo nella comunicazione con le librerie, personale, cioè abbiamo il nostro promotore che lavora benissimo, eccetera, però lavoriamo anche in modo personalizzato sulle varie librerie. Sta diventando sempre più importante comunicare anche, trovare modo di comunicare direttamente con i lettori. Poi ci sono, come altri intermediari, ci sono ovviamente le biblioteche, ci sono anche le scuole, cioè ci sono altre persone del mondo del libro, le associazioni, che
che lavorano con la casa editrice, con le case editrici, per promuovere i libri e le letture. E però questo è un argomento che affrontiamo dopo. E, la comunicazione diretta al lettore, che ovviamente in modo più facile per ora, adesso, è lo strumento del social network, la comunicazione con il social network, ma anche dal vivo. E questo perché, per cui è molto importante per noi lavorare sugli eventi, sull'organizzazione degli eventi. Quindi lasciar perdere la presentazione in quanto tale, ma creare l'evento, l'incontro dal vivo, dare l'occasione al lettore di incontrare l'autore dal vivo. Quindi non funziona un autore, non funziona un libro perché non sono stata brava a comunicarlo, perché non c'è quel tema, perché appunto appena dico XY dicono ma chi è, oppure sì vabbè è un romanzo, ma però sì faccio la recensione. Non basta? Si lavora di comunicazione su quello. Ovviamente è più difficile, cioè non è che è una cassa risonanza così forte come può essere una televisione o un pezzo grosso della stampa. Si continua a lavorare per far crescere quel nome, perché è un lavoro che va passo passo con l'incontro. Ogni autore, per quello che parlo di condivisione, ogni autore fa crescere la Marcos & Marcos. Ogni autore incontra persone diverse, detti lavori, e non fa conoscere la casa editrice. Ancora di recente mi è capitato con un altro autore che si chiama Lello Gurrado, di Barese, con cui lavoro da non tantissimi anni, saranno tre adesso non vorrei dire una stupidaggine, comunque pochi anni, con cui c'è da fare tantissimo lavoro di promozione, e che continuiamo a pubblicare con convinzione. Ha scritto questo romanzo, si chiama Fulmine, infatti l'ho anche indicato nella bibliografia, e ha scritto questo romanzo, lui è uscito all'inizio con un breve giallo che si chiama Assassino in libreria, che è il libro più venduto suo, che era un giallo molto divertente, molto veloce, che immaginava l'omicidio di una libraia storica del giallo, che è la Tecla Dozio, che poi è andata in pensione, ed era un po' la figura a Milano perlomeno, ma anche a livello nazionale, perché lavorava anche con i festival, del giallo, cioè chiunque pubblicasse giallo passava per Tecla e passa ancora per Tecla, perché continua a collaborare con una casa editrice, a scrivere su Facebook, sui suoi social, su Twitter, cioè, di gialli, quindi ancora oggi è un'interlocutrice per il tema. E lui ha immaginato che lei venisse uccisa in libreria e ha scritto questo giallo dove tutti i protagonisti sono giallisti, italiani e stranieri. È un libro molto divertente, un libro che funziona. Poi ne ha scritti altri e ha cambiato, però non ha più scritto gialli. Gli ultimi due romanzi sono romanzi che parlano di temi più sociali. Questo Fulmine parla di un ragazzo di 17 anni che si chiama Fulmine, figlio di ragazza madre, non proprio di Bari, sul provincia di Bari, non mi ricordo più il paese, negli anni 90, che decide di cercare fortuna al nord. Prima inizia a lavorare con la raccolta delle olive, poi fa raccolta di pomodori in estate, inizia a comprendere le dure leggi del lavoro nero, sfruttamento, insomma cose che non vanno bene, e decide di andare al nord per lavorare per cercare fortuna, e poi ritornare in Puglia e aprire il suo agriturismo e fare un'impresa pulita, come dice, no? E, è un ragazzo molto forte, ha classica caratterizzazione dell'eroe, no? Fisico forte, brillante, simpatico, piace a tutti, grande carisma, si oppone ai problemi, non picchia duro, non accetta le umiliazioni, insomma. È proprio l'ha dipinto, è stato molto intelligente nel caratterizzarlo molto. Va al nord, diventa un punto di riferimento per il paese in Veneto, anche per, si può dire, il rifiuto di certe dinamiche di potere e di impresa, e inventa la lotta silenziosa, un sistema di manifestazione silenziosa. Vabbè, adesso non mi posso dire, vive una storia d'amore, c'è anche il rapporto d'amore tra una ragazza, non vi posso dire il punto forte del libro, che è il finale, perché sul finale lei lo si è giocato praticamente tutto, ed è veramente, la genialità del libro sta lì. Il libro è scritto in modo lineare, molto immediato, il protagonista è un ragazzo, c'è una storia d'amore con una ragazza molto, molto, molto carina, molto efficace. C'è un tema, che è quello dell'immigrazione e del razzismo, e c'è un finale che appunto non vi posso dire, però questo libro non ha funzionato molto con la stampa.
non sono riuscita a farlo passare, malgrado ci fosse un tema, non è bastato. Allora, che cosa però può venire in mente da questo libro? È un libro che può essere molto indicato per lavorare nelle scuole. È un libro che può essere dato in lettura ai ragazzi, con cui si può fare un lavoro di lettura, di riflessione sui temi, puro. Quindi l'insegnante che affida il libro alla classe, la classe lo legge, ci si può ritrovare, il personaggio può creare quel tipo di empatia lì nei ragazzi, e si può incontrare l'autore e parlarne con l'autore. E noi abbiamo pensato anche a un progetto un pochettino più ambizioso, che si sta svolgendo e quindi non sappiamo quanto porterà, un po' pochettino più complicato, che è quello di appoggiarci a un'altra caratteristica di Lello Gurrado, che è quella di venire dal mondo della cronaca. Lui ha scritto per tantissimi anni nei giornali e ha lavorato nella cronaca, proprio cronaca nera. E quindi è un scrittore, giornalista, scrittore di romanzi e fa laboratori di scrittura. E allora mi è venuto in mente, proponiamo un laboratorio per i ragazzi nelle scuole, che ho lavorato in due momenti, che si chiama, come il titolo, il libro, cioè Fulmine, perché ovviamente nella comunicazione bisogna metterci il titolo del libro, quindi Fulmine, eroe della realtà, dalla cronaca al romanzo, come si trasforma un protagonista reale in un eroe di carta. Lello Gurrado, i ragazzi leggono il libro, Lello Gurrado li incontra, parte da Fulmine, che è un personaggio finto, cioè non è un personaggio vero, ma è un personaggio fortemente verosimile, frutto di magari letture, fatti, cose che sono successe, eccetera, è venuto fuori questo protagonista di finzione. Stimola i ragazzi in questo discorso di occhio aperto, orecchio teso e riflessione e creazione, e nel secondo, cioè gli dà un compito che è quello di leggere i giornali per 1 o 2 settimane, trovarsi la propria storia, che sia rosa, nera, sport, non importa, i protagonisti sono ovunque, le storie sono ovunque, prendere la storia, andare in classe e spiegargli come passare dall'articolo, dalla notizia al ritratto del personaggio, o al micro racconto di quell'articolo. È una cosa che è in corso, è un laboratorio che io sto promuovendo nelle scuole, non so quanto andrà bene, nel senso che è una cosa proprio che stiamo facendo, però anche con questo libro mi ha fatto capire che ancora di più, perché già il rapporto con le scuole ne venivo da Cristiano Cavina, da Fulvio Alva, se ti abbraccio non aver paura, ancora di più che è necessario proprio farsi venire un'idea e lavorare nella condivisione con questi altri interlocutori. E sono partita con questo esempio perché Lello Gurrado mi ha fatto conoscere una persona, ma recentemente, cioè anche prima, però adesso recentemente mi ha fatto conoscere una persona, un insegnante, che veniva da una sua precedente corso, che ne so, e con cui ci siamo incontrati, mi ha raccontato questa, abbiamo parlato di questa cosa, abbiamo progettato di fare un incontro a scuola, abbiamo parlato di altri libri, gli ho dato altri libri, poi faremo altre cose. Cioè tutto un lavoro che viene fatto è personalizzato. Quello che non ho detto è che ogni autore riceve una promozione personalizzata. Forse anche per questo che, per esempio, Paolo Nori può dire: io vengo da voi, non è che voi mi promuovete in modo standardizzato, cioè voi fate così anche con me. No, profondo rispetto, nel senso non è che tutti devono essere promossi allo stesso modo, ognuno ha delle caratteristiche forti, diverse, e va promosso in modo diverso, a seconda di quello che deve venire fuori, a seconda della disponibilità, perché non è che tutti gli autori siano sempre disponibili a far tutto. Io sono una persona abbastanza esigente, quindi per me, siccome è molto difficile promuovere il libro ed è molto importante questo mestiere, questa professione, perché senza la visibilità il libro non esiste, io sono convinta che tutti debbano lavorare, anche gli autori. Non si, cioè, purtroppo l'idea, mi è capitato di parlare recentemente a Mantova con una scrittrice indiana, che lei è sempre stata molto disponibile, quest'anno mi diceva però: porca miseria, il mio lavoro dovrebbe finire quando io ho fatto il libro. Cioè io fatico, scrivo, ci ho messo 6 anni a scrivere un romanzo, io fatico tantissimo per scrivere un romanzo, io mi esprimo quello che ho fatto lì, cioè quello che io voglio dire, l'ho detto lì. E
parlare dell'India, l'ho raccontato in quel modo lì, non, la gente mi continua a chiedere l'India, India, le donne. Io l'ho scritto, cioè l'ho scritto in un romanzo, ho fatto un protagonista, cioè quello che volevo dire, le mie riflessioni le ho messe lì, invece bisogna, mi rendo conto che bisogna sempre, sono più interessati a me, alla mia vita, a parlare di altro piuttosto che del romanzo. E ha ragione, però mi rendo conto invece io che lavorandoci, cioè non si può, non ci si può risparmiare, perché, perché i libri che si pubblicano fondamentalmente sono semplicemente troppi. Cioè c'è una pubblicazione esagerata, cioè non so neanche dire quanto. Contate tutti i libri, lo può dire Serena della libreria, tutti i libri che arrivano in libreria o tutti i libri che vengono promossi dai giornalisti. Cioè è normale che un giornalista mi dica, beh, un libro sul razzismo e immigrazione, va, sai che novità. Cioè la risposta è normale, io non è che dico, ah, ma va che te come sei superficiale, non ascolti neanche quello che ho da dire, non capisci neanche che questo libro può dire questa cosa in più. Io giustifico le persone, perché c'è proprio un sistema un po' malato alla base e quindi bisogna veramente sgomitare e farlo in modo un pochettino diverso rispetto a come si fa, come si è sempre fatto. E il fatto di unirsi, cioè di condividerle con le persone, è secondo me la strada che può portare meglio adesso. E, il fatto di promuovere i libri non solo attraverso l'interfaccia con la stampa, ma quello di farli assaggiare l'evento, far vedere come può essere bello un libro, perché deve passare prima di tutto anche questo concetto, che il libro in Italia non c'è una cultura del libro, no? Sono pochissimi lettori, i tassi di lettura sono bassissimi, in libreria ci vanno poche persone, però non è che sia così, cioè nel senso non è per forza così, ci manca proprio la cultura. Ci manca il fatto del libro come che bello, che gusto, che piacere. La scuola, non tutti per fortuna, perché sto conoscendo sempre di più insegnanti e scuole che propongono un modo di leggere diverso, ma per tantissimo tempo, io mi ricordo anche i miei tempi, non è che il piacere per la lettura mi sia venuto a scuola, assolutamente. Quindi bisogna un po' togliere la noia dal libro, cioè no, ti toglie questa noia e il libro è divertente, è piacevole, può far piangere, insomma, può suscitare emozioni, però è un buon modo di passare il tempo. Non è solo il saggio un buon modo di passare il tempo perché ti dà informazioni, ti permette di parlare, di avere la conversazione, di essere più informato sulle cose, e anche il romanzo, cioè la narrativa, perché comunque c'è, non tutti i romanzi, ma sono tanti romanzi che ti permettono di riflettere in modo diverso sulle cose del mondo, della vita. Cioè lo sguardo un po' della letteratura, insomma. E questo secondo me è un valore che non passa. Passa come, sì, la letteratura, passa come una cosa abbastanza noiosa. E allora quello che stiamo facendo con i singoli libri, quindi Fulmine, che stiamo facendo con gli autori, quindi Paolo Nori dal vivo, quindi Cristiano Cavina di fronte a 60 ragazzi a sbillicarsi dalle risate, è quello di far capire che ci può essere piacere veramente, che la libreria è un posto che accoglie, che dà piacere, che può consigliarti una cosa che ti fa bene, cioè che ti fa star bene. Allora, questo sono anche il motivo per cui facciamo tutti questi grossi eventi, che poi ci arriveremo piano piano. Io qualcuno mi dica che ore sono, perché io non so più cosa sto facendo. 12 Cioè la pausa non l'abbiamo fatta. Nessuno mi ha Sì, bloccato. ma c'è tempo ancora, quindi anche Ah, se si fa una pausa. ok, mi fermate voi. Ok. Sono le 12. No, volevo chiedere, Sì. visto che abbiamo interrotto. Ok, la presenza dell'autore. Microfono. Allora, senz'altro la presenza dell'autore, il confronto con il pubblico è fondamentale, ma i costi? Cioè, chiaramente far spostare l'autore ha dei costi. Se si fa per esempio un tour nelle librerie, le librerie a malapena riescono a coprire la stampa dei volantini e guadagnarci qualcosina. Quindi, come la casa editrice, come si regola per, appunto, per la gestione di queste Delle spese? spese. Perché è chiaro E questo è il che. problema principale per cui non si può dire di sì a tutto, no? Perché comunque la casa editrice, facciamo tantissime cose e siamo anche pochi. Cioè, quindi quando organizziamo questi, organizziamo, cioè,
coordiniamo, diciamo, questi grandi eventi, voi contate che siamo sempre noi. Quindi anche Associazione Teatro Rinnovabile, sempre noi siamo. E la forza economica di dire, magari avessimo un budget per dire, allora, Cristiano Cavina scrive questo libro, La pizza per autodidatti, gli faccia, perché questa, adesso poi vi racconto, vi apro una, anzi facciamo questa apertura subito. Cristiano Cavina scrive un nuovo libro, lui scrive, ha scritto, sempre scritto romanzi, scrive questo libro, è uscito adesso, La pizza per autodidatti. Allora, apro cioè rispondo alla sua domanda sui costi, mentre parlo di questo libro, e mentre parlo di questo libro vi parlo di un esempio di promozione, di progetto comunicativo. Cerchiamo di far tutto insieme, così almeno è meno frastagliato. Allora, lui scrive il romanzo. Allora, premesso che Cristiano Cavina è andato in giro per l'Italia, invitato da tantissime persone, la maggior parte delle richieste, cioè non siamo noi a scatenare, voglio che tu vai lì, là, lù, lì. Sono le richieste che arrivano. Ci sono autori che ne hanno molte meno e ci sono autori che ne hanno tantissime. Quando ci sono autori che ne hanno tantissime c'è una selezione, cioè la selezione, per carità. Come vi dico, io sono molto esigente, quindi io li manderei sempre ovunque, perché ogni volta che vanno, secondo me è una cosa giusta, la fanno, un contatto giusto, il lettore, il libraio, cioè sempre, è sempre utile, però vabbè, ci sono anche persone che lavorano e quindi tutti i nostri autori, a parte appunto Pro Onore che proprio fa quello di mestiere, lavorano, hanno una professione. Quindi c'è una scelta obbligata anche in termini di tempo e costi. E, allora, a me mi raccontano di questo libro, che non ho ancora letto, chiaramente la fiera di Torino, e mi dicono, guarda che Cristiano, che ha sempre raccontato di Casola Valsegno, lui è un autore che vive nell'Appennino Romagnolo, è un pizzaiolo, lo è sempre stato, non tutti se lo ricordano, ma lo è sempre stato, e continua a farlo tutti i giorni, fa le pizze, e è autore, noto, girato, è andato finalista nella selezione del premio Strega, insomma fa festival, fa tante cose, e continua a fare pizzaiolo. E il mio editore mi dice, guarda, Cristiano vuole scrivere un libro sulle pizze, non è un romanzo, è la prima volta che non scrive per noi un romanzo, vuole raccontare quello che fa, vuole raccontare il suo mestiere, vuole scrivere un libro per insegnare a far la pizza. Dico, va, è strano adesso, come facciamo, perché comunque è una cosa diversa. Dico, però, insomma, diversa va bene, però è Cristiano, con la sua voce è quella, con qualsiasi cosa che faccia, lui la fa in quel modo lì. E infatti questo libro qua, che allora non avevo ancora letto, è un libro che parla di pizza, che ti insegna a impastarla, infornarla, il calore, l'acqua, la farina, gli ingredienti, le ricette. E è un libro molto divertente, perché lo fa, non è che lo fa col figlio del... è pizzaiolo, ma insomma è anche Cristiano Cavina. E racconta anche di sé, cioè come lui è diventato pizzaiolo, come l'hanno un po' anche obbligato a fare il pizzaiolo e come con questo mestiere lui ha imparato tantissimo, perché un lavoro di mano, lui dice, è la cosa che mi ha salvato, no? Io sono un autore migliore per questo, perché io tutti i giorni sono lì davanti al forno, con la temperatura lì, con le persone, sento le loro storie, sono molto coi piedi per terra. C'è poi la parte sulla pizza e poi c'è dei parti divertentissime, che è il breve trattato di psicologia della pizza, in cui lui racconta le persone in base alla pizza che ordino, che è veramente divertente. E poi tutta una parte in cui racconta come condivide la sua esperienza, cioè come fa a essere autore, come fa a essere pizzaiolo allo stesso tempo. E un capitolo finale in cui parla del mestiere, dell'Italia di oggi, della necessità di coprire il mestiere manuale. E quando me la raccontano lì per lì, la prima cosa che mi viene in mente, conoscendo la forza di Cristiano, è quella di dire, beh, allora bisogna assolutamente che noi, ero col mio editore, quindi è un'idea che ci è venuta insieme, bisogna assolutamente che noi facciamo fare le pizze a Cristiano Cavina dal vivo, cioè creiamo degli eventi, ne facciamo magari pochi, e li proponiamo alle librerie, li facciamo con le librerie e facciamo fare la pizza e facciamo l'evento. Siamo andati un po' avanti con questo ragionamento, poi ovviamente ci è venuto subito in mente il discorso dei costi, il discorso del fatto che comunque non è che puoi dire a una libreria, guarda, facciamo questa cosa, una cosa complicata. Quindi abbiamo deciso di fare un passo indietro, di aspettare che questa cosa venisse spontanea. Cioè, il fatto di dire, va bene, facciamo un incontro con Cristiano Cavina, però lo facciamo con questo modo qua. Cioè, lasciare un po' che
quel nostro lavoro di promozione potesse portare a quella cosa lì. E è successo per il libro è uscito adesso, è successo poco tempo fa in un momento che non era dedicato all'incontro con i lettori, ma era dedicato all'incontro con la promozione, diciamo, commerciale, no? Ho deciso di promuovere a livello commerciale con delle pizzate in tre o quattro città, per quanto appunto per i costi mi hanno dovuto selezionare. Investire in viaggio e decidere, invitiamo, non so, a Torino, a Bologna, a Milano, a Roma, invitiamo 10-15 librai a Pisa e facciamo questa pizzata. Facciamo la pizzata e gli facciamo con Cristiano Cavina, ovviamente. Allora, a Padova è successo che questa era una cosa che però compete a Fastbook, ha deciso di fargli fare le pizze dal vivo. Ed è stata una cosa molto bella, perché lui proprio, vabbè, all'inizio era un po' impacciato con sto microfono, però poi gli è venuto benissimo, ma la cosa più naturale del mondo. Infatti mi ha detto, ma dovremmo farlo ovunque. Vabbè, sì. Non è così facile. E spesso quando ci chiedono la presentazione del libro, noi chiediamo il rimborso spese per l'autore, perché non possiamo pagare le spese. E quindi bisogna riuscire a, per esempio, magari ecco, raddoppio il lavoro in questo senso. Noi potessimo pagare le spese, avremmo deciso di fare 5, 6 eventi grossi un po' in tutta Italia, in modo da fare i centri importanti, così avremmo investito tutto il soldi. Però non è che si possa fare, cioè non si può adesso fare questo ragionamento, cioè non va bene a livello economico. E allora ci arriviamo in un'altra maniera, ci arriviamo lavorandoci molto di più. Se una libreria ci chiede, vogliamo invitare Cristiano Cavina? Noi dobbiamo chiedere, ok, va bene, adesso pensiamoci, perché o avete da rimborsare le spese e più delle volte non possono, giustamente, oppure ci facciamo venire in mente che facciamo cordata. O sfruttiamo il fatto che lui passa per di lì perché è stato invitato, che ne so, da un comune, un festival, un'organizzazione, e quindi già passa di lì. E dobbiamo aspettare la data, per cui vuol dire lavorarci, perché ricordarsi che ti hanno chiamato in to. Poste, in tot periodo, e far combaciare tutto è un casino tremendo. Ed è questo che fa il barese. Io gli ho ceduto molto volentieri da questa parte. E che stavo dicendo? Ah, oppure si fa accordata. E questa è una cosa su cui ho sempre lavorato tantissimo. Anche per l'autore straniero. Come fai a portare l'autore straniero in Italia? Noi non possiamo. Bisogna, o lo fa il festival, oppure ci si mette in testa che chi lavora nel mondo del libro si mette insieme. Libreria, biblioteca, scuola, associazione, comune, cioè un comune quando fa eventi sul libro. Ci si mette insieme e nel proprio piccolo si partecipa con una piccola quota per il proprio percorso, che ne so. Cioè, il modo c'è, è ovviamente molto faticoso, è molto faticoso. Perché poi le teste sono diverse, quindi mettere d'accordo tutti è veramente difficile. Però io l'ho fatto anche con degli autori stranieri. Ricordo che mi hanno fatto venire Danfante, tanto tempo fa, Danfante, Michael Zadurian, era venuto ospite di un festival, ovviamente. Non, però poi nel momento in cui è arrivato qui per ospite del festival, c'è stata tutta una tournée fatta in collaborazione con festival, rassegne, perché ci sono i grandi festival, poi ci sono le rassegne che lavorano molto bene, organizzazioni e tutte le persone che lavorano in questo senso. Quindi ti ho risposto forse parzialmente, Sì, perché no, per la risposta che non possiamo, sì, no, sì, non a si può. parte che Ogni volta, ogni caso viene ragionato. Questo porta via un sacco di tempo, un sacco di lavoro, e magari potessimo dire, ah, questa cosa qua abbiamo i soldi per farla, perché tutto sarebbe molto più semplice. Tempo lavoro sarebbe, cioè, tac, ci mettiamo un attimo con anche la rete che si è creata, a dire queste cose sono importanti farle qui, qui e qui, a trovare le persone giuste. E sarebbe molto bello dire, chiamiamo un attore per leggere, paghiamolo. Chiamiamo un grande giornalista, paghiamolo. Cioè, non è così. Non è così. Non c'è quella budget, non ci può essere quel budget, però si riesce lo stesso, è molto faticoso, ma si riesce lo stesso. Si riesce, noi ci riusciamo, penso forse un po' di più rispetto a chi magari ancora non ha un nome così solido, perché col tempo, imparando a far meglio, siamo riusciti a fare delle cose buone. Quindi magari uno dice, sì, va bene, ok,
Io questa cosa la posso fare, la faccio in quel momento in cui posso farlo, perché viene bene. E ovviamente tutto questo deve poi, insomma, io spero che porterà a organizzarsi in modo diverso e al contrario, no? Cioè che si capisca che queste sono le cose importanti, quindi da trovare il sistema di far rientrare, anche perché l'offerta che tu fai, cioè l'evento dal vivo lo fai gratis. Il libro è assolutamente gratis, gratuito, l'evento. Un concerto no, un'altra cosa no, il libro sì. Se tu fai spettacolo libro, è gratuito, per forza. E quindi, cioè, è proprio il concetto, l'idea che non, del messaggio che il libro non vale, che non funziona. Quindi va lavorata in questo senso. E quindi adesso che ho fatto un bel pasticcio, come faccio a parlare? Ah, parliamo un secondo brevemente. Facciamo. Sì, brava. Poi vi parlo di come sono andati i tempi per questo libro. Così andiamo sul concreto. Sì, perché mi stavo veramente.